nella Bibbia si citano nomi di altri Elohim, no? Mm-hmm. Diciamo dei colleghi rivali di Yahweh. Sì. Per esempio, uno di questi è chiamato Baal Peor. Baal Peor era, diciamo, uno di quelli che amava molto, diciamo così, praticare il sesso. Mm. Mentre Yahweh, nella Bibbia, è definito Ish Milchama, che vuol dire uomo di guerra, ed era un comandante militare, faceva solo quello. Baal Peor era uno che invece, insomma, evidentemente amava diverso, insomma, fate l'amore, non fate la guerra. Giusto. E tant'è che molto spesso parte degli israeliti abbandonavano Yahweh per andare da quello là, perché forse ci si divertiva un pochettino di più. E allora Baal Peor in greco è stato traslitterato in Baal Fegor ed è diventato Belfagor. Cioè, così come Baal Zavuv o Zabub è diventato Belzebù. Cioè, allora, nel momento in cui hanno preso Yahweh e ne hanno fatto Dio, hanno preso i nomi dei suoi colleghi avversari Elohim e ne hanno fatto i demoni. Cioè, è stato costruito tutto il castello.